vantaggio degli ospiti al 22esimo minuto. Buonasera e benvenuti al Circolo Stella Azzurra, dove dopo la pausa natalizia sta per andare in scena la 10ª giornata di Serie A2 Lega Calcio 8. Scendono in campo il gruppo Car Glamour e la Roma Internazionale. I padroni di casa vengono da 2 pareggi consecutivi, mentre gli ospiti stanno per ottenere i 6 punti che significherebbero il sorpasso. Troppo, e perde il pallone. Riparte adesso Piloca, che può liberare il destro. Piloca, la prova destra, conclusione. Palo colpito da Piloca. Sempre il lancio lungo. Guiducci perde un brutto pallone, trattenuto per la maglia, ma si continua. La prova Stefan da lontanissimo. Pallone che accarezza il palo alla sinistra del portiere. Letta che rilancia subito lungo. Appoggia di testa. Crellesi, numero di Crellesi, che prova la conclusione. Ottima respinta di Denisov. In mezzo a cercare Castro, c'è lo stop di petto ottimo di Mbaku, che prova la conclusione, parata, il pallone rimane lì e non è gol, c'era stato solo l'effetto, ma il pallone è uscito alla destra del palo. Cercare Guiducci, tunnel di De Giovanni che si libera di un difensore. Adesso Piloca si può centrare con il destro. Piloca, la prova, la palla resta lì e di testa ad un passo si avvicina Guiducci, che viene servito. Prova il numero, il pallone resta lì, ancora per Frullini, che mette dentro di testa, ci prova il difensore centrale Finamore, ancora un grande intervento di Denisov. Adesso riparte veloce Ngandu, che fa secco un uomo anche un po' fortunato. Ngandu prova la conclusione, il pallone rimane là, Castro due volte Valletta, salva la porta. Poi c'è un fallo, ottimo lo stop di Stefan che è rientrato adesso però sulla fascia sinistra. Stefan a tu per tu col portiere, il tiro e la rete di Stefan, che salta un uomo e infila Valletta al 25esimo. Piloca ma non capisce l'intervento, il pallone rimane lì. Piloca che si gira, prova la conclusione ma il gioco è fermo. C'è stato un fallo subito da Rizzetto al limite dell'area. Andare con il destro, barriera composta da 4 uomini, parte con il destro la conclusione, ottima la risposta del portiere Denisov, la palla rimane lì e poi il difensore centrale trova un gran gol con una botta da fuori, si tratta del numero 2. Pericolo. Parte il numero 8 adesso che serve Castro, la conclusione di Castro si allunga e salva Frazzini. Adesso Rizzetto va largo a sinistra per Frullini, che mette il pallone al centro. Gran gol di Frullini, 2-1 al 13esimo minuto del secondo tempo. Rimessa laterale lunga a cercare la testa di Castro, ottimo l'intervento del solito Finamore. E adesso c'è un'espulsione per De Giovanni, che era stato ammonito pochi istanti fa. Stefan con il destro fischia l'arbitro. Va Stefan con il destro e infila Valletta alla sua destra, tiro forte il raso terra ad incrociare, risultato di 2-2 al 18esimo della ripresa. Si avvicina anche Fiammenghi, però non viene servito, il pallone è dentro per il numero 9 Ngandu, che di destro di prima intenzione porta in vantaggio la squadra al 23esimo della ripresa. Molto lunga, il pallone rimane lì e poi Crellesi guadagna un calcio di rigore per una spinta. Va Crellesi con il destro forte a mezza altezza centrale, infila il portiere, 3-3 a pochi minuti dal termine. Ma con il destro in mezzo è uno schema, ancora lui, Ngandu porta in vantaggio la squadra e sul gol di Ngandu si chiude la partita sul risultato di 4-3. Trova una vittoria importante la Roma Internazionale, che si porta a quota 12 in classifica. Ricordiamo che la gruppo Car Glamour ha giocato per gli ultimi 10 minuti con un uomo in meno.